Per non perdervi altri video, mi raccomando, ricordatevi di premere il tasto iscriviti sul canale e, importantissima, la campanella per ricevere le notifiche. Oh mio Dio! Ok ragazzi, siamo a bordo di un Ferrari testa rossa. È un V12, 390 cavalli, 490 Nm di coppia. E penso sia la macchina più maschia, ma ve lo giuro maschia, che io abbia mai guidato. Vabbè, tralasciando questi qua che tra un po' mi passano sopra, penso sia veramente la macchina più maschia che io abbia mai guidato. Più che altro perché i comandi sono tutti duri. Vai. Porca miseria. La cosa poi che ti fa prendere ancora più male è il cambio che è rovesciato, ragazzi. La prima è in giù verso di te, seconda in su, quindi ci devi prendere sicuramente la mano. Ovviamente non ha servosterzo, cioè non ha nessun tipo né di controllo né di aiuto. I pedali sono spostati tutti sulla destra, gas reattivissimo, appena lo tocchi, mamma mia, va, oh! Madò. Come dinamica è bellissima, ovviamente. Devi essere cattivo, eh? Devi essere cattivo, soprattutto col cambio, altrimenti le marce non entrano. Però c'è tantissimo rumore di motore all'interno della macchina. È uno spettacolo, si sente proprio il rumore dietro di te, entra anche tanto calore. Ok, quindi prima in basso, niente servosterzo. Ok, è bellissima perché ti dà proprio il senso di analogico. Non ci credo, siamo già in riserva. Ok, questa macchina consuma tantissimo. Prima di venire qua abbiamo fatto 60 euro. Sono già andati. Abbiamo fatto... Boh. Madò. Ecco, una roba che bisognerebbe migliorare su un'auto... Su quest'auto sono i freni. Mamma, il motore però. Mamma, che spettacolo. Che spettacolo. Fa paura però, ve lo dico che fa paura. Che lo senti che non sei aiutato per niente e frena poco. Cioè i freni non hanno mordente all'inizio e poi il pedale si ferma subito, non è che ti permette di andare più giù, quindi ti dice questa è la frenata. Se ti va bene, bene, se no cazzi tuoi. La frenata è un po' così. Zio, tu hai rischiato di brutto. C'ha veramente una coppia che ti prende da sotto e ti spara grazie al fatto che è un V12, tra l'altro a 80 gradi. Cioè guarda che roba, guarda che reattività. Inizia a far caldo qui dentro, c'è il motore che ci sta dando calore. Lo sterzo ovviamente è molto duro, il freno è duro e non frena moltissimo, la frizione ti fa fare un bel polpaccio grosso, ma il cambio è la cosa più bella e più difficile, perché è bellissimo, nel senso che è meccanico proprio in un modo... Mamma mia, senti che roba, senti che dinamica. Questa è la prima. Porca puttana, porca. Scusate le parole, ma sono proprio quelle macchine lì che ti tirano fuori il demone. Perché poi fa anche paura, cioè fa paura, ve lo giuro. Mamma mia. Guarda il cambio. Se non fai così, se non fai la bestia in questo modo, le marce non entrano. I freni, c'è, cioè,
fanno fatica a gestire la potenza dell'auto. La dinamica comunque è molto bella, è molto piatta. Ovviamente se inizi a spingere senti che sovrasterza, anche perché adesso abbiamo delle gomme su un pochettino vecchiotte, quindi. Però è bellissimo vedersi in mano il volante Ferrari. E guidare un Ferrari con tanto carattere. È un Ferrari con veramente tanto carattere. Ovviamente bisogna sdoppiettare, se no fa un pochettino fatica a far entrare le marce, ovviamente a scalare. E fa strano perché tu butti su per mettere in seconda. Noi adesso siamo in seconda, poi terza giù. Eh sì, particolare, molto particolare. È un motore comunque elastico. Cioè guarda, ti prende da sotto e inizia a spararti. Sono quelle macchine di una volta, le macchine di una volta. Ovviamente non c'è un filtro da nessuna parte, ma da nessuna parte proprio. Sterzo pensavo fosse peggiore, non è male, eh. E metti in seconda. In seconda all'insù. Cioè su sta strada mi sono trovato con lo Skyline e ho fatto fatica perché ero seduto a destra con il cambio che dovevo cambiare con la sinistra. Con questa faccio fatica perché il cambio è rovesciato, tralasciando il fatto che è durissimo, che il volante, cioè lo sterzo è duro, qualsiasi cosa. Mamma mia, durissimo il cambio. Devi essere proprio un cane. Va che roba. Che spettacolo comunque. Avere il motore grande fa la differenza, eh. Poi mi piace il suono. Devo dirvi la verità, non è proprio il tipico suono Ferrari, ma mi piace un sacco. È bellissima comunque. Probabilmente la definirei intossicante. Cioè, quelle macchine lì che... più le guidi e più ti viene voglia di guidarle. Mamma mia, è violenta, eh. È violenta come macchina. Vai. Maddo, addirittura ingarellati. Noi col Ferrari testa rossa, guardalo lui. E zio, io non ho freni, non posso staccare all'ultimo. Più che altro, sai cosa? Ti dà un gran piacere di guida anche andando tranquillo per il volante, cioè lo sterzo. Il freno motore aiuta molto, conviene usarlo su quest'auto. Quando ero piccolino, io avevo un modellino di questa Ferrari, della Ferrari testa rossa, no? Ma perché mi ricordo che quando ero piccolo, la Ferrari testa rossa era vista proprio come l'emblema Ferrari. A giorni d'oggi non so che Ferrari potrebbe essere vista come l'emblema. C'è la 458 Italia, c'è la Ferrari, che è proprio il nome, effettivamente potrebbe essere vista come l'emblema. Io mi ricordo che quando ero piccolino, se uno diceva Ferrari, in testa spuntava testa rossa. Madonna. Era la più famosa, era sicuramente la più famosa e magari era l'ultima uscita, adesso non mi ricordo a quanti anni veniva vista come l'emblema, però io me la ricordo. Tra l'altro quando questo ragazzo mi ha scritto mi stava venendo un infarto perché volevo dirgli, zio, ma sei serio? Io penso che questa macchina con un piccolo upgrade ai freni e delle gomme ancora migliori sarebbe veramente, cioè, ma già così è bellissima, così è veramente fantastica. E la chicca, la cosa bella è che ha tipo più di 100 litri di serbatoio e quindi non voglio immaginare quanto costi fare il pieno, più che altro perché probabilmente sapevano che è una macchina che consuma, quindi se vuoi farci un po' di chilometraggio hai bisogno di tanti litri. Mamma ragazzi, qua dentro fa caldissimo. Tra l'altro oggi c'ho pure il giubbottino Ferrari, quindi vabbè che quello ce l'ho sempre, però
oggi si addice, né? Il gas poi è proprio, è reattivo, ma va quasi, va giù, quasi a step, non è fluido. È difficile essere morbidi in uscita di curva, e con questa devi essere morbido. Devi essere morbido. Senti che roba. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie della visione e noi ci vediamo al prossimo video qui sul canale Passione Motori. Di Ferrari ne avevo già provate un paio prima della testa rossa. Ho avuto la fortuna di guidare una F430 e poi una Ferrari California. Auto stupendamente emozionanti, non c'è niente da dire, il cavallino sa il fatto suo. Ma questa testa rossa era qualcosa di diverso. Certo, sempre emozionante, ma molto più fisica, rude, cattiva, metteva timore alla guida. Una vera testa calda, una vera testa rossa. Per non perdervi altri video, mi raccomando, ricordatevi di premere il tasto iscriviti sul canale e, importantissima, la campanella per ricevere le notifiche. Miami.